Siamo sempre a Sant'Ippolito, con noi per scolpire in piazza, con noi c'è Michele Storoni, assessore alle politiche giovanili. Turismo, pari opportunità. Ok, senti, ci parli un po' di come funziona il concorso, come la gente viene a conoscenza del concorso e poi aderisce. Sì, allora, viene praticamente presentato un bando all'inizio di giugno. In questo bando si richiedono delle caratteristiche su come vogliono essere le opere e questo bando sono aperto a tutti gli scultori, presentano una domanda, le domande vengono accolte tutte e praticamente dopo c'è una commissione artistica che valuta le opere, valuta gli scultori e dopo questi scultori vengono contattati per venire al simposium di scolpire in piazza. Loro mandano quindi un disegno, uno schizzo di quello che devono fare? Sì, loro mandano i loro progetti con uno schizzo dei disegni e la commissione artistica di cui fa parte il sindaco e altri delle belle arti di Urbino e di Macerata scelgono proprio loro le sculture e gli scultori che devono venire a questo simposium che è arrivata ormai alla 15ª edizione. Sì, all'interno della biblioteca comunale è stata allestita una mostra dall'Accademia delle Belle Arti di Urbino e di Macerata e come non so se siete andati a vedere ci sono anche una commissione ha proclamato due opere vincitori e c'è questa esposizione, insomma. Ok, allora andiamo a dare un occhio. Ti ringrazio, Michele. Grazie mille a tutti.